Buongiorno dalla TG Med, politica regionale in primo piano. La Sicilia ha ufficialmente abolito le province. Ieri sera è giunto a Sala d'Ercole il voto finale sul disegno di legge che istituisce i liberi consorsi di comuni e le tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. 62 i voti a favore, 14 i contrari, 2 gli astenuti. In primo piano la cancellazione del voto diretto. I liberi consorsi e le aree metropolitane saranno infatti organismi di secondo livello, dunque non verranno eletti dai cittadini ma dalle assemblee degli stessi consorsi. Si parte da un numero di 9 corrispondenti più o meno alle abolite province, ma i comuni potranno entro 6 mesi crearne di nuovi rispettando alcuni paletti, tra cui anche la soglia minima di popolazione che sarà di 180.000 abitanti. Restano invece da definire compiti e funzioni dei nuovi organismi, verranno stabiliti da una nuova norma che verrà approvata entro i prossimi 6 mesi. Fino ad allora rimarranno in carica i commissari straordinari. Soddisfazione del governatore Rosario Crocetta, che dice: siamo i primi in Italia, questa è una pagina storica. Soddisfatto anche il Movimento 5 Stelle, il cui voto è stato determinante perché la riforma passasse. Critiche invece ancora dalle opposizioni, c'è chi sostiene l'incostituzionalità di alcune norme e chi ribadisce il rischio di impugnativa da parte del commissario dello Stato. Regione sotto tutela di nuclei speciali antimafia che risponderanno direttamente alla Presidenza, avranno il compito di controllare appalti, convenzioni, forniture, ribassi di gare pubbliche e certificazioni. Questa è la risposta del Presidente della Regione Crocetta alle minacce subite nei giorni scorsi. Crocetta, lo ricordiamo, ha ricevuto una busta intimidatoria con all'interno una cartuccia da mitraglietta. Il Governatore ha portato le misure antimafia in giunta convocata d'urgenza a Palazzo d'Orleans. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro della documentazione elettorale relativa ad alcune sezioni dei comuni di Pachino e Rosolini, dove secondo il Consiglio di Giustizia amministrativa si dovrebbe tornare al voto. I magistrati hanno acquisito proprio il fascicolo del CGA a seguito delle denunce di alcuni deputati regionali. Torno a credere nella giustizia, commenta il deputato regionale del Nuovo Centrodestra Vincenzo Vinciullo. Svolta nelle indagini sull'omicidio di un camionista assassinato nel Siracusano, stiamo parlando di Mario Liotta, 41 anni, il suo cadavere venne trovato nelle campagne di Avola lo scorso 8 novembre, adesso i carabinieri di Noto hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, l'operazione è in corso dalle prime luci dell'alba. Il cadavere di Liotta venne trovato parzialmente carbonizzato nelle campagne di Contrada Bochini tra Noto e Avola. È stato siglato l'accordo tra la Regione e l'INPS che sblocca le risorse per la cassa integrazione destinata ai lavoratori della GESIP. L'annuncio è arrivato dal governatore Crocetta e dall'assessore regionale al lavoro Esther Bonafede. Nei giorni scorsi i lavoratori della GESIP, la società di servizi partecipata del comune attualmente in liquidazione, erano tornati a manifestare in piazza. Da 2 mesi non ricevono gli stipendi. Adesso sarà possibile erogare immediatamente la cassa integrazione. Dopo aver appreso questa notizia, i sindacati autonomi della GESIP hanno sospeso i presidi che erano stati programmati fino alla fine della settimana. Un uomo di 41 anni, Michele Ladelfa, è salito sul tetto del municipio di Leonforte ad Enne e si è dato fuoco per protestare per i ritardi nell'assegnazione della casa popolare che aveva richiesto. L'uomo adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civico di Palermo. Ladelfa è disoccupato e ha 3 figli. A salvarlo è stato il sindaco Francesco Sinatra, che tra l'altro fa il vigile del fuoco. Una lieve scossa di terremoto magnitudo 3 è stata avvertita dalla popolazione, per fortuna non ha creato danni, è stata registrata all'1.55 di questa notte nella provincia di Catania. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha individuato l'ipocentro ad una profondità di 7,6 km. I comuni più vicini all'epicentro sono quelli di Acireale, Acicatena e Fleri. Questa era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna però come sempre più tardi. Grazie a tutti.